Eccoci qua. In questo breve tutorial volevo presentarvi una nuova arma, un nuovo tool che è presente nella versione 4.5 di ProShop Pro User. Apriamo il programma, lanciamolo su un link su desktop. Ecco cosa succede. Al momento dell'apertura del programma si apre questa finestra, nella quale è evidenziato questo strumento che viene chiamato Wizard, cioè mago. E in effetti devo dire che dopo averlo provato mi sono reso conto di avere a che fare davvero con un mago. È uno strumento che ci permetterà di creare in maniera estremamente semplice e molto veloce una presentazione che successivamente noi potremo personalizzare. Lanciamo quindi il mago e facciamoci mostrare da lui che cosa sa fare. Ecco, dopo aver cliccato sul tasto Create, si apre questa seconda finestra che è il primo step della creazione guidata da Wizard per l'allestimento del nostro slideshow. La prima tappa sarà quindi quella di aggiungere delle foto o dei video al nostro filmato. Quindi aggiungiamo e si aprirà una cartella dove abbiamo delle foto. Andiamo a cercare noi la collocazione all'interno del nostro computer dove sono le foto che noi vogliamo utilizzare per questo montaggio. Ecco. Io qui ho una serie di foto scattate in un club fotografico qui a Roma, con due fotomodelle, scegliamo alcune foto a caso, questa, scegliamo questa, mantenendo pigiato il tasto Ctrl e scegliendo le varie foto, creiamo la serie di immagini che vogliamo utilizzare. Dopo averne scelte alcune, diciamo apri e lui le carica in questa finestra. A questo punto noi possiamo semplicemente drag and drop spostare e dare l'ordine che preferiamo a questa immagine. Possiamo aggiungere un testo dove possiamo mettere qui slideshow. Diamo ok e questo lo utilizzeremo magari come titolo del nostro filmato e lo mettiamo all'inizio. Se abbiamo sbagliato, vogliamo togliere una foto che ci sembra inutile o che abbiamo ripetuto, basta cliccarci sopra e spingere Remove e la foto scomparirà. Con questo possiamo ruotare l'immagine e con questo dare un ordine randomizzato alle immagini stesse. Diciamo che siamo soddisfatti della sequenza delle foto e clicchiamo sul tasto Next. Seconda tappa, scegliamo la musica, quindi anche qui cliccando sul pulsante del più andiamo a cercare all'interno delle cartelle del nostro computer dove abbiamo collocato i file musicali e scegliamone uno, prendiamo questo, diciamogli apri e lui lo va a caricare. A questo punto possiamo rimuoverlo se abbiamo sbagliato e vogliamo scegliere un altro brano, o possiamo editarlo. Cliccando qui si apre un editor del file audio, dove ad esempio possiamo dire di partire da qui e terminare qui la colonna sonora. Comunque anche questi aggiustamenti li potremo fare in maniera più raffinata successivamente. Diamo ok e adesso la nostra colonna sonora sarà aggiunta. Quindi andiamo al passo successivo, Next. E qua abbiamo il mago che dà il meglio di sé. Abbiamo una serie di stili di presentazione che sono messi in ordine alfabetico, dai quali noi possiamo scegliere quello che a occhio pensiamo possa essere adatto alla nostra presentazione. Adesso proviamo a utilizzare lo stile Liquid. E gli diamo lo confermiamo gli dandogli Next. Diamo un nome alla nostra presentazione e quindi la possiamo chiamare slide show di prova.
E qui ci chiede l'energia che vogliamo dare alla nostra presentazione. In pratica, spostando verso sinistra, verso low, il cursore, la presentazione sarà più lenta, il susseguirsi delle foto sarà più lento. Se daremo molta energia, il filmato avrà un ritmo più incalzante e durerà di meno. Proviamo a mettere, qui abbiamo poche foto, quindi magari facciamo un ritmo lento. Possiamo scegliere se fare il filmato in widescreen o standard, io lo do standard, e diciamo crealo. Vedete che nella timeline qui sotto è comparso il filmato e adesso lui ce lo fa vedere. Quindi sta assemblando le foto, dando degli stili alle singole slide e scegliendo delle dissolvenze. Magari possiamo dire, ma tutto sommato a me non piace molto questo, non mi piace molto come sta avvenendo. Prova ancora, try again. Con questo try again lui rimane sempre nello stile liquido che abbiamo scelto, ma sceglierà delle altre dissolvenze e degli altri stili di slide, e quindi ci farà vedere un'altra possibile soluzione. Vedete, ecco che la presentazione è cambiata. Magari non siamo soddisfatti e vogliamo provare invece di usare lo stile liquid, usare un altro stile. Quindi con il tasto back torniamo indietro e scegliamo magari lo stile impact. Diamogli next, manteniamo lo stesso nome, manteniamo lo stesso livello di energia e facciamogli creare lo slideshow. Ed ecco qui con un altro stile che compare la nostra presentazione. Una volta che ci riteniamo soddisfatti, gli diamo ancora l'ok cliccando sul tasto Next, e qui possiamo salvare il nostro filmato dandogli il nome se non gliel'abbiamo ancora dato. Oppure editarlo, e quello lo vedremo successivamente, cioè creare un file eseguibile, o creare un file video o altro. Diciamo save, lo salviamo e lasciamo il nome slideshow di prova e gli diamo salva. A questo punto abbiamo fatto, chiudiamo e qui nella timeline abbiamo tutto il nostro filmato così come lo abbiamo creato, ma nel quale potremo poi successivamente fare delle ulteriori modifiche, perché cliccando due volte sull'immagine si aprirà la palette di comando nella quale noi potremo intervenire cambiando, personalizzando l'effetto della presentazione. Credo che questo strumento sia estremamente potente e un grande amico per chi si diverte a preparare degli slideshow. Forse dogli un po' di gusto all'artigianato, nel senso che tende a prendere la mano e a fare tutto lui, però la possibilità di personalizzare successivamente il lavoro ci fa riprendere in mano le redini della situazione.